Comunicazioni per i seguenti studenti: Tonks, Nemi, Pepe e Penny. Il preside Cravel vi aspetta nel suo ufficio. Siete pregati di recarvi in presidenza. Ripeto, siete pregati di recarvi in presidenza. Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Scarlatto! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto la professoressa Olim, anzi, l'IA di Olim, e fermato la macchina del tempo. E oggi cominciamo il vero post-game di Pokémon Violetto e Scarlatto, vabbè sì. Oh, finalmente è arrivato il protagonista! Letteralmente. Prego, Tonks, da questa parte. Punizione in vista? Bella domanda. Non mi permetterei mai. Non vi ho convocato per rimproverarvi. Vorrei discutere dei risultati della vostra ricerca di tesori a tema libero. Avete distrutto la macchina del tempo e impedito che i Pokémon dell'antichità andassero fuori controllo. Sono imprese degne di lode, in quanto vostro preside non posso che esserne orgoglioso. Ciò non giustifica il fatto che siete entrati senza autorizzazione in un'area in cui è vietato l'accesso. Eh già. Tuttavia, in segno di rispetto per il vostro gesto atto a salvaguardare il ricco ecosistema di Paldea, sono disposto a chiudere un occhio. Ah, niente punizione. Uibo, quasi me ne dimenticavo. I suoi compagni l'hanno già ricevuta, ma è bene che anche lei abbia una di queste, Tonks. Abbiamo ottenuto una Master Ball. In effetti ha senso, l'IA di Olim, se avete notato, ha usato solo Pokémon catturati nelle Master Ball. Quindi c'è qualcuno che le sta producendo in questo mondo. Proprio come questa Pokéball, anche la medaglia Sala d'Onore, che ho conferito tempo fa a lei e agli altri, è riservata solo agli alunni che hanno conseguito risultati mirabili all'Accademia. Mi aspetto dunque che lei onori quel simbolo, dando il buon esempio a tutti gli altri studenti. Farò del mio meglio. Ho grandi aspettative per il suo futuro. Veniamo a lei, caro Pepe. Desidero esprimere il mio condoglio per la sorte della professoressa. Veramente, ammetto di aver subito un duro colpo quando ho saputo che mamma era morta. Ma ora, per qualche strano motivo, mi sento quasi sollevato. Per di più, nella voragine ho scoperto qualcosa sulla sua ricerca e ho capito cosa stava cercando di realizzare. Non poteva di certo costruire qualcosa di incredibile come una macchina del tempo con un marmocchio tra i piedi, no? Voglio lasciarmi alle spalle tutto il rancore che mi porto dentro fin da quando ero piccolo. Non mi resta che godermi la vita scolastica in compagnia di Mabostiff e della comitiva qui presente. Un'affermazione degna del figlio della professoressa Olim. Purtroppo devo ricordarle che al momento le mancano ancora parecchi crediti per diplomarsi. Dovrà farsi in quattro per recuperare, ma confido nelle sue capacità. Eh? Per concludere, lasciate che esterni la mia gioia per la nascita di un nuovo campione fra gli alunni della mia scuola. Purtroppo non sarà possibile celebrare pubblicamente i suoi exploit alla voragine, ma desidererei comunque compensare questa mancanza festeggiando qui all'Accademia tutti assieme. Signor Preside, in tal caso vorrei organizzare un torneo di lotte Pokémon. Ci risiamo. Prevedibile. Un torneo di lotte Pokémon, dice? Ho come l'impressione che questa richiesta nasca dagli interessi personali della signorina Nemi, ma non vedo motivo di rifiutare. Tuttavia, ci sono anche le altre attività scolastiche da organizzare, quindi dovrà essere un evento di dimensioni contenute. Perdonatemi, ma non ho potuto fare a meno di ascoltare. La Lega Pokémon vorrebbe dare una mano a organizzare il torneo. La supercampionessa? Signora Lisma, che lieta sorpresa averla qui, e la sua proposta mi rende altrettanto lieto. Sono sempre in prima linea quando si tratta di coltivare il talento delle generazioni future. Tuttavia, in fatto di Pokémon, non sono solo le nuove leve a nascondere del potenziale. Fra i suoi insegnanti, questa scuola può vantare addirittura di un ex capopalestra e lo sviluppatore dell'app Pokédex. Gli esperti di Pokémon non mancano di certo. Per cui la mia proposta è la seguente. Sarà un torneo che coinvolgerà tutti gli alunni e il corpo insegnanti, con lo scopo di decidere il migliore allenatore della scuola. Wow, potrò lottare anche contro gli insegnanti? Supercampionessa, ovviamente parteciperà anche lei, vero? Non fa parte della scuola, quindi non penso proprio.
In realtà, lei è anche l'amministratrice dell'Accademia. Ah sì? Ma c'è qualcosa che non sa fare? Campionessa Nemi, ti ringrazio per aver esteso l'invito anche a me. Gradirei molto partecipare. Tuttavia, ho del lavoro arretrato da sbrigare. Temo non mi sia possibile liberarmi. No, la prego, non è proprio possibile? Se il campione Tonks fosse così gentile da assistermi nel lavoro, forse potrei riuscire a partecipare. Lasci fare a me! Oh, hai la mia gratitudine, Tonks. Vorrei che passassi in rassegna ogni singola palestra per mio conto. In quanto campione, dovrei quindi sfidare i capi palestra e testare la loro forza. Dovrei capire se come un faro riescono a indicare la via a coloro che puntano al rango campione. O se la loro luce inizia a offuscarsi. Ad ogni modo, considerala pure una formalità. Sono tutti allenatori talentuosi, selezionati dalla sottoscritta. Il risultato è pressoché stabilito. Rimane comunque un'ottima occasione per il debutto sulle scene di un novello allenatore di rango campione. Si sono allenati in previsione del mio arrivo, per cui le loro capacità attuali superano di gran lunga quanto hai potuto osservare in precedenza. Cosa? Anch'io vorrei lottare contro dei capi palestra che fanno sul serio. Che invidia! Bene, ora devo dedicarmi a un'altra questione. Penny, vorrei discutere con te delle proposte per migliorare le criticità del sistema di CL. In realtà, io pensavo di tornare a casa e finire di vedere gli anime che ho in sospeso. Ti sarei estremamente grata per il tuo contributo. Va bene, ho capito. Benissimo, allora vi lascio alle vostre faccende. Vieni, Penny. Tonks, hai fatto il colpaccio. Metticela tutta per far partecipare anche la super campionessa. E buona fortuna con il tuo secondo giro delle palestre. Io nel frattempo farò domanda alla segreteria degli studenti per i preparativi del torneo. Sono commosso dall'autonomia dimostrata da ognuno di voi. Siete l'orgoglio dell'Accademia. Ognuno di noi? Uno, si è fatta notte. Due, quindi il post-game sarebbe letteralmente riaffrontare i capi palestra, almeno in parte, perché... Ah, ok, no, stop. La mappa era girata. Perché siamo... Un attimo, qualcosa non quadra. Io non sono al Varco Zero, ciccio. Io sono... nello studio di Clavel. Ok, forse lasciando la mappa dovrebbe aggiornarsi? Comunque sì, vedete che c'è ancora la professoressa di storia qui, perché non abbiamo ancora concluso la sua quest. L'ho già detto alla fine dello scorso video, ma ci sono due quest dei docenti che non ho ancora fatto, tecnicamente tre, perché manca quella di Zim, che non credo di riuscire a finire in tempo almeno, perché catturare tutti i Pokémon è un po' difficile. Comunque, mi sa che adesso già cominciamo con il giro delle palestre D2, anche perché non ho altro da fare, oggi non saprei cos'altro fare. Non posso fare il torneo finché a quanto pare non sfiro tutti quanti i capi palestra, quindi è il momento di ricominciare il giro delle palestre. Non so quanti capi palestra affronterò per volta, magari oggi un po' di meno e domani di più, sono 8, giusto? Quindi potrei fare 2, 3 e 3. Sì, avrebbe senso perché abbiamo fatto anche una intro a questa sfida. Quindi intanto... no, volevo volare a Moldulcia. Ok, va bene, non importa. Si vola qui a Moldulcia! Spero che il livello sia il livello della professoressa Olim, quindi sul 66, perché se sono al 70 siamo underlevelati, come al solito, ma non è un problema, giusto? Quindi sono pronto per riaffrontare i capi palestra. Come vanno le lotte? Beh, dovrei in effetti... Oh! Seleziona Coraidon dal menu principale per farlo passare dalla forma lotta alla forma cavalcatura e viceversa. Quindi posso fare così? Sì. Però devo inviare al box un Pokémon. Ok, per il momento, giusto per un attimo, poso Argo. Sì, vai. Ecco Coraidon con la forma lotta. Vuol dire che però non posso cavalcarlo, vero? No, lo posso comunque cavalcare. Però, aspetta. Ah, ok, capito. Praticamente, se riassume la forma cavalcatura, insomma, non è possibile più usarlo finché non lo rimettete in squadra. Intanto vai, Coraidon! Anzi, aspetta. Coraidon, esci normalmente, grazie, ok. Coraidon! Quanto sei mastodontico. Un attimo, quindi abbiamo Coraidon. Stop. L'ID di Coraidon è nostro.
L'ID di Coraidon era della professoressa Oli, ma a quanto pare l'abbiamo sovrascritto. Ecco quale stat. Ritmo di un ricalco. Quando entra in campo, la luce solare diventa intensa. Con la luce solare intensa, l'attacco dei Pokémon aumenta grazie al battito dell'antichità. Ok, dovrebbe andare in combo, se non sbaglio, con l'abilità dei Pokémon del passato, ma non importa, rientra Coraidon. Un attimo, fermi. Un'ultima cosa e poi giuro affronteremo gli altri due capi palestra. I primi due, intendo. Il Pokédex. Possiamo leggere ora il Pokédex di Coraidon, giusto? Quindi, no, non mappa. Pokédex, grazie. E già che ci sto, è da un bel po' che non vedo le ricompense. Ecco qua, grazie. 50 volumi. 60 volumi. Ah, ah, ah. 70 volumi. E basta. Ho catturato 70 Pokémon. Dov'è Coraidon? Dov'è Coraidon? Coraidon. Mi sa che faccio prima così. 399. Foggia integrale. Oh, ok, va bene. Aspetta, vuol dire che posso vedere tutte quante le forme? Com'è che si cambia la forma nel Pokédex? Non ne ho idea. Sembra si tratti del realato, il nome paradosso. Perché sì, il nome paradosso è giusto. Di Coraidon è realato, che stando a un antico diario di viaggio, scisse la terra con i suoi pugni. Quindi in pratica Groudon l'ha creato, Coraidon l'ha distrutto e Regigigas l'ha tirata. No, mi sa che Coraidon è leggermente più recente di... anzi, della creazione del mondo, quindi in realtà va bene. Dovrei rimettere un attimo Coraidon nella forma cavalcatura, perfetto, perché poi posso rimettere Argo nel coso, nella squadra. Allora, volevo in realtà affrontare tutti i capi palestra di giorno, non per qualche ragione particolare, semplicemente le miniature vengono meglio con una luce naturale un po' più intensa, se la cosa ha senso. Quindi... potrei fare un taglio e aspettare il giorno, barra cambiare ora della Nintendo Switch. Quindi, sì, farò un piccolo taglietto e ci rivediamo quando sorgerà il sole. E si è fatto giorno, quindi ovviamente utilizzeremo Hyperion e Paimon prevalentemente in questa palestra. Forse anche un po' Wisteria, perché ovviamente, tipo Coleottero, molto fragile. Sono degli Smoliv? Ah, ci sono degli Smoliv là sopra, che carini, ok. È il momento di riaffrontare... Com'è che si chiama? Ho completamente dimenticato il nome della prima capopalestra. Che è qui. Aceria. Mio caro pasticcino, Aceria, la proprietaria di Dolce Sapindo, ti dà il più buono dei benvenuti. Oh, per Dindinindina, non dirmi che sei tu il nuovo campione di cui parlano tutti? Esatto, sono io il campione. Oh cielo, che gioia, ho indovinato. Non che sia una sorpresa, la tua forza era ammirevole. A giudicare dal gusto con cui assaporavi la mia torta, per me non v'era dubbio alcuno. Eri chiaramente destinato alla grandezza. Oh, che curioso, e così sei qui per conto della supercampionessa? Per tutti i confetti, ad essere sincera, mi ero del tutto dimenticata della sua visita. Meno male che ero qui per distribuire torte al mio staff. Che fortunella, non trovi? Aggiungerei kudos, mia cara Aceria, perché non tutti i proprietari regalano torte allo staff. Orbene, ci delizieresti dunque con un assaggino della potenza di un campione appena sfornato? Certo. Che emozione! Seguimi pure, tortino di baccamela. Andiamo di là. Tonks, me lo ricordo, sai? Con che fragrante grazia hai fatto ruzzolare quell'oliva. Che impeto, quale vigore. Sembravi esserti teracristallizzato in un Pokémon di tipo lotta. Ho usato un Flamigo, giusto? Per questa palestra, sì. Ah, mi chiedo se tu avessi già affrontato altre palestre prima della mia. La palestra di Moldulce è la più vicina alla scuola, quindi molti allenatori decidono di affrontarla per prima. Perciò la supercampionessa si è raccomandata con me di lottare con estrema dolcezza. E io di dolcezze ne so qualcosa? Anche se mi dispiace alquanto che i miei coleotterini debbano sempre perdere. Per fortuna ci sono occasioni come questa, in cui non serve trattenersi. È in arrivo una farcitura di amara sconfitta.
Parte la sfida di Aceria, capo palestra, che manda in campo Lockix. Vai, Hyperion. Oggi in serbo per te una Aceria un po' acida. E se perdi, cerca di non piangere, zuccherino. Livello 65, quindi siamo del livello adatto. È il momento? È il momento. Corazza cannone! Dopo lo sdigo attacco! Dolore. Era solamente per mostrarvi la mossa. In realtà avrei dovuto usare lanciafiamme. Non importa. Porretress ha vigore, quindi ovviamente reggerà ogni nostro colpo con un PS. Però alla fine non è un così grosso problema perdere Hyperion, quindi lanciafiamme! Esatto, ha vigore. Magari però lo posso scottare? No, pietra taglio che manca! La fortuna! Cia cia cia, mi sa che resteremo sempre con stile di lotta fisso. Quindi anche se mi chiede, ah, vuoi cambiare Pokémon? Non lo farò. Perché è brutto e perché così è un po' meglio. Almeno credo. Grazie. Heracross! Heracross! Così splendido gigante. Tu sei l'unico, sei il boss. Mi aspetto che abbia alla fine anche un... non Ursa Luna. Ursa Ring. Sono più lento. Va bene, me lo aspettavo già, non importa. No! Perché? Hyperion! Non fare queste cose! Già le battaglie sembrano essere incredibilmente facili, poi se si aggiunge anche l'amicizia. L'ho già detto, non è una cosa programmata, quella dell'amicizia non si può togliere. Speedops, resto in campo ancora una volta, dai. Speedops comunque, go! Ho visto una fan art di Speedops dove al posto di rulli di stoffa ha degli aghi, da cucito intendo, ed è fantastica, è davvero molto molto bella. Lancia fiamme! E sì, Hyperion è forte. Molto forte. Troppo forte. Ursaring, che vi dicevo, ovviamente potrebbe essere più veloce, ma non importa. I Pokémon Coleottero sono campioni di tenacia? Saltano decisi verso la vittoria? Ursaring. E adesso, addio. Orsacchiotto del mio cuore, emergi dal bozzolo e mostra la tua nuova forma. Hyperion! Volevo fare come ho fatto nello scorso episodio con l'eco, meglio di no. Ed è un peccato, ma se, grazie mille Hyperion, avrei comunque vinto senza difficoltà. Abbiamo Paimon, abbiamo Wisteria, però se, se. Ah, che deliziosa metamorfosi. Kafka? No, no. Per tutti i confetti, non è proprio nulla da invidiare alla supercampionessa. Perdere sapendo di avercela messa tutta è una sensazione più dolce del miele. Dolce più... è uguale, ok? Essere morbidi come un biscotto inzuppato non fa bene né all'avversario né a se stessi. Anche il mio maestro di cucina, Algaro. Oh! Lor! Mi dice di cercare di essere sempre fedele a me stessa. Ed è proprio ciò che farò d'ora in avanti. Se qualcuno si lamenta dell'amarezza delle lotte della mia palestra, beh... dirò che senza l'amaro non si apprezza il dolce. Allora presto, mio bonbon! Domanda, se parlo con lui la posso riaffrontare? No, ok. Quindi per il momento non ha senso restare qui a Molduccia. Andiamo subito verso Los Settazones. Tipo erba, quindi indovinate un po' che Pokémon userò un'altra volta. Però a questo punto diamo un po' di spazio a Paimon, perché sì. E usiamo anche il centro Pokémon. Oggi l'ho già detto, faremo solamente due battaglie, o meglio rematch dei Super 4. Non stai alla palestra, giusto?
No, invece, lo è, ok. Domani invece penso di affrontare tre super... super 4, ho detto? Capipalestra, ok. Affronteremo tre capipalestra a botta. E se ci avanza un po' di tempo, esplorerò anche qualche zona di Paldea che devo ancora esplorare. È importante farlo perché... Hola, campione Tonks? Non lo sapevo, ok. A quanto pare Joy è più... familiare con voi e ho fatto la rima. Non mi ricordo in che gioco Pokémon, credo in Pokémon Platino o in Bianco e Nero. No, dovrebbe essere quarta gen. Ora che la medaglia Sala d'Onore, il sistema di valutazione è stato sbloccato. Oh sì? Premendo più all'interno di un box, puoi controllare le statistiche innate di un Pokémon, gli IVS quindi, no? Allora, tutto chiaro? Spero tanto che i miei consigli ti siano utili. Ok, quindi un attimo. Ora posso finalmente vedere come siamo messi in quanto stat. Ci metto 2 secondi, scialla. Allora, andiamo prima con Nicola, dai. dov'è più? Ha detto più? No, ha detto nel box, quindi è qua. Stats. Basta? Valutazione? Allora, wow. Ok, è veloce, Nicola. Però sufficiente vuol dire, mi sembra, 15 IVS. Più o meno, non lo so. Fragarak, notevole attacco. Il resto, boh. Eccellente per i PS. Argo, normale, sufficiente. Ma dai, hai seriamente stellare? Difesa speciale? Vabbè. Wisteria, sufficiente. Stellare di velocità, sufficiente, ok. Hyperion. Che schifo. Paimon, con quell'attacco speciale stellare, ullala! Importante da dire, stellare credo sia 31, perché, esatto, Charizard dell'evento passato ha tutto stellare ed ha tutti quanti gli IVS a 31. Tropius, come è messo? Normale. Ok, ci può stare. Basta però analizzare queste cose. Dove è... Brassius. L'abbiamo anche incontrato. Ah, vero, voi non l'avete incontrato. Però io l'ho reincontrato durante le lezioni degli insegnanti. Era un ospite speciale di... non si chiama Ubaldo, vero? No, com'è che si chiama? Oranzio, ok. Era un ospite di Oranzio per spiegare la scultura del Sunflora. Eccolo laggiù, perfetto. Quindi affrontiamo il secondo capopalestra. Riaffrontiamo il secondo capopalestra. Oh, l'arte va imparata e poi messa da parte, giusto Brassius? Viva l'avanguardia! Esatto. Ah, sei tu Tonks? O forse dovrei dire Tonks, l'artista controcorrente. Va bene, solo Tonks. Bah, e che differenza fa? Ripenso spesso a quel capolavoro artistico che è stata la nostra sfida e speravo di poterti incontrare di nuovo. Non sai quanto sono felice che tu sia qui. Grazie, madre natura, per questo dono! Calmo. Avrei dovuto incontrare la super campionessa tra poco. Ma ho di meglio da fare ora. Che ne dici di discorrere d'arte con me? Mi metti paura, Brassius, però sì. Come? La super campionessa ha affidato a te il controllo di routine? Beh, poco male. Se ciò significa che possiamo dare vita ad un nuovo connubio artistico, un motivo vale l'altro. Allora, Tonks, sei pronto a spalancare le porte della creatività? Andiamo, Brassius. Viva l'avanguardia! All'atelier, allora. Importante, nella lezione con Oranzio, ha spiegato che aveva un blocco artistico perché voleva creare... arte solo per soldi, ma Oranzio l'ha convinto a fare quello che gli pareva. Ed è una cosa bellissima, almeno secondo me. Tonks, lo vedi? È il mulino di Lost Azones. In decenti frame per secondo anche. Accoglie su di sé il vento di Paldea e gira lento e inesorabile. Quando entro in scena davanti agli occhi degli sfidanti lanciandomi giù da lì, la lotta assume un ulteriore livello di profondità. L'altezza! È proprio vero, in effetti. Sapevo che mi avresti capito, Tonks. Ah, le mie costole. Mi ci lancerei giù anche adesso. Ma non ho dubbi che questa nostra lotta sarà un capolavoro anche senza rimetterci le caviglie. Oddio, in effetti. È il momento di lasciar parlare la nostra arte. Non c'è espressione se non nella lotta. Sei pronto? Botte di capodanno, ok? Che il nostro connubio artistico abbia inizio. Parte la sfida di Brassius, capopalestra, che manda in campo Lilligant! Vai, Paimon!
Mettiamoci all'opera, Tonks. Creiamo il capolavoro di quest'oggi. Rischiare o non rischiare? Non rischiare. Etere lama! Che la manda KO lo stesso. Ok, perfetto, sto a posto. C'è un Pokémon roccia erba? Sì, ma credo non ci sia in questo gioco, quindi sto a posto. Zarina! Ullala! Non avevo uno Zarina su Pokémon Luna barra Ultrasole? Mi sembra di sì, non importa. Etere lama! È normale, adesso siamo del livello adatto, anzi, saliremo sempre di più di livello. Carineria! Ah! Provo dolore. Potrò usare Invertivolt per cambiare Pokémon. No, non importa. Etere lama! Guardate, forse sono convinto al 70% che in realtà... Oh! Preferirei davvero tanto avere una... Com'è che si chiama? Gran lente? Zoom lente? Insomma, lo strumento che aumenta di poco la precisione per non mancare tifone. Etere lama! O etere lama, appunto. Tanto Breloom è un Pokémon erbalotta, cioè esplode. Wow, queste battaglie sono molto facili, quindi sì. O domani faccio 4 capi palestra, oppure davvero devo esplorare un po' la regione, perché se sono tutte quante così... E poi il rematch è solamente per sbloccare il torneo della scuola, che è la cosa che mi interessa di più del postgame, ignorando l'esplorazione dell'area zero, o meglio la riesplorazione. Non ho mancato, è perfetto. E anche i leggendari. Spargisemi, vero? L'abilità esclusiva, credo per adesso, di Arboliva. Hai letteralmente usato campo erboso con il campo erboso. Perché hai campo erboso? Cambiamo un po', usiamo tifone, magari lo manco e faccio un altro... Ok, no! Ah. Però sì, perché hai campo erboso quando hai anche l'abilità che mette campo erboso? È come se io avessi file punte su Wisteria. Sudo, Wudo! Resto in campo! Quest'opera rappresenta la tenacia delle piante. Non è facile liberarsi dalle spine dei rovi. Sudo, Wudo! Di nuovo! E... addio, forse? A grande richiesta, ecco la mia nuova creazione. La verità mascherata alla bugia, parte seconda! Sono appena accorto che il gioiello Terra Crystal copre gli occhi di Sudowoodo, che non ha visto il coso. Vigore. Confondi? Confondi? Ok. Colpisciti da solo? E finiamo in bellezza. Dai. Dai. Ok, non importa. Hai gelo pugno! Sudowoodo impara gelo pugno. Ok, usiamo uno dei Pokémon che... abbiamo usato di meno durante l'avventura, ossia Fragarak. E finiamo la partita. Go! E anche l'episodio, se è per questo. Spadon carica! Addio, Sudowoodo. Esplodi! Non letteralmente, intendo la Terra. Abbiamo sconfitto Brassius. Viva l'avanguardia! Una gradazione originalissima di colori cagianti, inarrestabilmente il movimento durante la lotta. Impetuosa eppure poetica, un contrasto ineffabile, mi prostro davanti a tale genio. Mi piace come lotti. Allontanati da me. Mi fai rivivere quelle emozioni che provavo all'inizio, quando l'arte entrò nella mia vita. Ah, mi ero quasi scordato che questa era una verifica per conto della supercampionessa. Beh, vedi un po' tu cosa riferirle. Ah, sono travolto dall'ispirazione. La sento. Nei suoi capelli il fuoco c'è e anniento ogni controllo che c'è in me. Scusa, ma devo andare. La mia nuova creazione mi reclama. Oddio, in effetti Brassius somiglia un po' a Frollo, no?
Tipo un frollo più giovane artista con i capelli a forma di rovi di rose. Non importa, abbiamo fatto tutto quanto giusto, quindi nella prossima parte! Wow, ci ho messo poco per affrontare questi due. Di Pokémon Scarlatto. Affronteremo, a questo punto, chi sarà il tizio acqua e Ubaldo. Sì, dovrei riuscire a farlo in tempo. Anche perché non abbiamo mosse terra. Oh, devo allora andare a prendere terremoto? Se esiste da qualche parte, sicuramente esiste, ma non so dove trovarla, quindi... vedrò io, off camera. See you next time, baby.